Buongiorno a tutti. Che cacchio di luce c'è? Strana. Vedi? What is the problem? Aspettate un attimo. No. Si è impostato qualcosa dalla telecamera. I'm sorry. Ma che è? Si è impostato un filtro che non so capace di levare. Che sminchiazza è? No. No, non riesco più a levarlo. Che succede? Mi sono fatta arancione. Yeah, ce l'ho fatta. Ah, raga, mi sa che manca questo effetto. C'è qualcosa che non va. Vabbè, che sto facendo in tutto ciò? Innanzitutto diciamo che giorno è, che ora è, che anno è. Dunque, oggi è 29 aprile? Potrebbe essere, penso di sì. E ho perso veramente la connessione dei giorni, delle ore, degli anni, di tutto e di più. Stefano è tornato a scuola oggi, perché ci sono state le vacanze del 25 aprile e mo dopo domani li stanno a casa un'altra volta perché è primo maggio, quindi oggi che è 30 forse? Vabbè, comunque, giorno più, giorno meno. Sto ritagliando le cialdine perché le sto mettendo qui dentro, non le posso mischiare perché non c'è scritto quello che è. Praticamente tu apri la capsula, questo è per dire su al cremino. Ma non è che qui c'è scritto cremino, non c'è niente. E idem per queste che sono tipo al Mars. Tu prendi la capsula e non c'è scritto un ga. Quindi taglio la confezione, la butto direttamente qua dentro, così levo un po' di impicci. E sto un'altra volta nella fase che voglio levare roba, raga. Io più levo roba e più c'ho da fare. Tra l'altro finalmente sta uscendo un po' di sole, quindi io mi sono mossa e riesco a fare qualcosa, perché io finché non c'è il sole, raga, non riesco a fare un cavolo. Favore fa, come al solito, 2 miliardi di lavatrici. La giornata di oggi è come sempre abbastanza trafficata la mattina, quindi mattinata super casalinga. Il pomeriggio c'è il basket, ieri abbiamo avuto la partita, l'altro ieri allenamenti. Cioè, ormai veramente sembra ridicolo, ma vi dico sempre le stesse cose. Stiamo sempre lì, pure quando mi dite registi, dovrei stare sempre a registrare sul campo da basket, raga. Quindi a volte mi trastullo e non lo faccio perché penso che vi rompete. Ogni tanto se ci riesco lo metto, insomma, quando siamo sul campo. Però se fosse ben meglio registrare solo partite, perché sono diventata basketball addict, come si dice? Ho detto una cazzata, vabbè. Ho cambiato impostazione. Forse ce l'ho fatta a ripristinare la fotocamera, perché ogni tanto tocco delle cose e faccio dei danni improponibili. Tra l'altro c'ho un bisogno di vedere Dani, ragazzi. È una vita che non vedo, cioè per me è una vita. L'ultima volta l'ho aiutata a smontare un allestimento piccolo che aveva fatto, ma giusto per riuscire a vederci saremmo stati insieme sì o no mezz'ora, quindi nemmeno il tempo di qualità. Siamo totalmente in astinenza tutte e due, cioè non vediamo proprio l'ora di vederci. Mi manca da morire e quando non ci vediamo siamo più esaurite, siamo più stanche e prendiamo tutto molto in maniera super pesante. Quando siamo insieme ci può crollare pure il mondo addosso, ma quando non ci vediamo stiamo proprio male tutte e due. Cioè anche una minima cosa diventa abnorme, anche se ci sentiamo, ne parliamo per telefono. Però ho detto adesso mo finisce la scuola, quindi il tempo di vederci ancora meno, il tempo di sentirci ancora meno, anche perché anche i suoi bimbi si allenano, vabbè ragazzi, si allenano tantissimo, anche sabato e domenica, insomma, hanno sempre da fare. Però ho detto non me ne frega niente, da settembre i ragazzi vanno alle medie, quindi escono all'ora di pranzo, vabbè, tra il lavoro mio, il suo, insomma, tra tutte le cose che ci abbiamo da fare e farle combaciare, ho detto dobbiamo durare un giorno a settimana. Non esistono scuse, che sia lunedì, mercoledì, venerdì, ma dobbiamo avere un'ora a settimana soltanto per noi, che può essere una colazione, andare da Mauris a comprare detersivi, non è che dobbiamo fare chissà che cosa, però abbiamo proprio bisogno assolutamente di vederci e di stare insieme, perché prima vederci, anche non ci vediamo proprio tutti i giorni, ma insomma poco ci mancava, cioè,
nutrivamo l'una dell'altra, non ve lo so spiegare, ci riempivamo di un sacco di energie positive e poi facevamo tutto, qualsiasi cosa. Adesso, cioè, diciamo da dopo il Covid ci ha distrutto, penso, un po' a tutti. Sono cambiate dinamiche, sono cambiate un sacco di cose e quindi diventa più pesante. Poi fondamentalmente anche io sto sempre sola, se non rintanata su un ufficio a fare cose di lavoro. Ormai passo la mia vita sua risponde mail, sono diventata tipo una segretaria con gli occhiali. E poi ecco, a campi da basket, quindi una super mamma, anche se ultimamente questa super mamma un po' mi sta deludendo, sì, parlo proprio di me, perché c'ho poca pazienza, probabilmente la fase preadolescenziale, tutto quello che volete, però faccio un po' di fatica a star dietro, un po' dietro a tutto e anche dietro a Stefano, vi dico la verità, perché mi spazientisco un po' più facilmente, soprattutto quando questa dell'antrocchia si prende gioco di me, che c'è sta, è l'età, te vogliono prendere per il naso, come te pare, però un pochettino mi urta il sistema nervoso, quindi a volte, più di qualche volta, sbrocco e me ne dispiaccio, perché vorrei avere la pazienza di prima o quantomeno la calma di prima. E ultimamente penso che alcuni suoi atteggiamenti mi portano ad avere delle reazioni e di conseguenza io non mi piaccio, quindi dentro di me dico sto diventando una persona che non mi piaccio più e sta cosa un po' mi sbomballa, perché cioè io fondamentalmente poi caratterialmente mi sono sempre piaciuta, ho tanti difetti, tante cose, però ho sempre detto vabbè, nei miei tanti difetti faccio un sacco di cose giuste. E ultimamente invece dico non mi piaccio la persona che sto diventando, non so se vi è capitato, se riuscite un po' a capire quello che intendo. In alcune circostanze dico veramente non mi piaccio più, ma no, non parlo fisicamente ovviamente, ma avete capito. Però forse ci sta pure quello, serve a mettersi in discussione, un po' il fatto di ogni tanto sentirsi inadeguata, credo, io penso che sia successo a tutti, non so, nella prima nell'ultima. O comunque se succede è perché giustamente appunto ti metti in discussione, quindi può essere anche un fattore positivo. Io me la canto e me la suono come se non ci fosse domani. Adesso mi prendo un altro caffè, anche perché stamattina l'ho preso, ma l'ho preso decaffeinato, e poi ecco, vado a mettere il pepe al culo e fa un sacco di cose, veramente un sacco, non voglio esagerare col caffè. Tra l'altro dovrei andarlo anche a ricomprare. Questo caffè dolce gusto mi piace, sta piacendo parecchio e non lo sento forte come quello della Bialetti. Mi sento tutta scombussolata pure stamattina. Ah, tra l'altro, raga, ci ho avuto un momento tosto, perché praticamente ci ho avuto un malore notturno che mi ha spaventato tantissimo. Praticamente mentre dormivo, facevo un po' di fatica, ero un po', diciamo, in fase dormiveglia. Mentre dormivo stavo con gli occhi chiusi cercando di addormentarmi, quindi un po' sonnecchiavo, un po' mi svegliavo, ma mi svegliavo perché tremavo. Allora ho detto vabbè, cambio posizione, quindi ancora tutto nella norma. Poi mi sono risvegliata che la tremarella, dico ma che cacchio è? A un certo punto mi sono sentita un malessere tremendo, un mal di testa atroce, che ho pensato, dico probabilmente c'ho un mal di testa, non riesco a dormire. Invece sto mal di testa proprio pesante, da qui addirittura mi faceva male tutta l'arcata dei denti, ogni tanto mi capita. Questo tremore tremendo, la sensazione di batticuore, ma in realtà mi sentivo il cuore era praticamente fermo, immobile, cioè non era immobile ma comunque non ero tachicardica. Mi alzo per andare un attimo in bagno, dico così, mi alzo un attimo, il momento che mi alzo ste gambe, regà, Giacomo mi facevano, cioè Giacomo sarebbe questo, cioè nel senso c'avevo sto tremore, al che mi rimetto a letto, cerco piano piano di riappisolarmi. Morale della favola, voi sapete che io anche quando sto veramente, giuro ragazzi, morendo, crampi, che do de stomaco, che sto proprio veramente male, non chiamo mai Lillo, mai. Quella notte io, amo, io mi sento male, cioè mi sentivo proprio un malessere brutto.
E poi era venuto un freddo, ma da dentro le ossa. Vi prometto, io dormo ancora con la borsa dell'acqua calda che fa tipo 80 gradi. Un freddo proprio dentro. Al che io ho detto, amo, io mi sento male, mi sa che ho la pressione alta, perché mi è capitato una volta sola ad avere la pressione altissima, però solitamente io ce l'ho bassa. Quindi mi sentivo sto malessere strano. E poi gli ho detto, mi sento come se ci avessi il cuore in gola, ma in realtà sto cuore non è che batte chissà quanto. Dico, però, mi sento male, mi sa che ho la pressione alta. E lui mi fa, mo sicuro c'è un attacco d'ansia. Però io ci sono abituata agli attacchi d'ansia, quindi li so riconoscere molto bene. E io ho detto, boh, mo probabilmente mi starò pure agitata, perché poi mi ero spaventata. Quindi nel momento in cui poi mi sono alzata, ho cominciato pure a sentire il cuore bom 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 che aveva amplificato. E lui mi ha detto, stai tranquilla, mettete vicino a me, sicuramente c'è un attacco d'ansia. Ma io non mi sentivo l'attacco d'ansia, raga. Fatto sta che mi sono alzata un attimo, mi sono andata a prendere due valeriana e mi sono rimessa lì, lui mi ha abbracciato. E però io mi sentivo, come giuro ragazzi, come se l'anima mi stesse uscendo dal corpo. Una cosa, cioè raga, una sensazione tremenda. Fatto sta che poi dopo lui mi ha abbracciato, mi ha preso la mano, mi ha fatto due carezze, e mi sono tranquillizzata. Pur con questa sensazione di, giuro, morire, io ho detto, se domani mattina non mi sveglio, sappi che io ti ho detto che mi sentivo male. Stavo proprio, giuro, malissimo. Fatto sta che la mattina mi alzo per andare a portare Stefano a scuola, stavo ancora col malessere così, dico, mi faccio colazione e mi vado a misurare la pressione. Ho fatto colazione poi perché erano tante ore che stavo a digiuno, perché avevo cenato presto proprio, e tra l'altro pensavo di avere la pressione alta, perché io solitamente mangio durante il giorno, non grandi porzioni, però comunque mangio, spilucco tutto il giorno. Quel giorno avevo mangiato parecchio, quindi ho detto, vedrai che mi si è impennata la pressione. Comunque vabbè, ho fatto colazione, non so perché ho fatto colazione, cioè avevo fame, comunque cornetto e cappuccino. Vado in farmacia e col tutto che mi ero mossa, lei mi ha tenuto un po' seduta, ma c'avevo la pressione bassissima. Non proprio, beh, però ce l'avevo bassa, tipo 80, 70, una cosa del genere, e i battiti un po' accelerati. Fatto sta che ho avuto un calo pressorio di notte. Finisce lì, mi vado a comprare caramella alla liquirizia, tipo se mi sento così mi prendo una caramellina alla liquirizia che mi alza un po' la pressione. Qualche giorno dopo mi succede esattamente la stessa cosa, non di notte per fortuna, mi sveglio, faccio colazione. Dopo un po' io stavo male, raga, ho ricominciato esattamente con la stessa cosa. Viene Lillo, diciamo, ma che hai fatto? Stai male? Io ho detto, guarda, io mi sento un'altra volta male. Misura ma la pressione. Cioè, ma misura la pressione, praticamente ero morta. Cioè, avevo 70-50, una cosa del genere, cioè una cosa allucinante. Diciamo, ma come cazzo fai a star in piedi? Non lo so. Allora, o quella mattina ho fatto colazione, ho avuto il picco glicemico e poi mi si è riabbassato subito, perché io non sono abituata a fare colazione subito appena mi sveglio, ultimamente la faccio dopo. Quindi quella mattina poteva essere stata quella cosa lì, però quella notte è stato veramente, giuro raga, come morire, perché poi io ci metto tanto a riacchiapparmi, cioè anche se io il giorno dopo ci dovessi avere la pressione perfetta, si vede che somatizzo e in automatico sto comunque male, quindi sono stata proprio malissimo, ma giuro, pensavo di morire. Comunque, per fortuna, era soltanto un calo pressorio, ovviamente monitoro tutta la situazione, ma per fortuna so quanti giorni so che sto bene, forse tre giorni totali che sto bene, quindi per fortuna non mi posso lamentare. Quindi oggi, come ho detto, mi voglio mettere un po' di pepe al culo e fare delle cose. Alla fine sto mettendo a posto un po' il patio, quello che riesco a fare, buste indifferenziata, toglie vasetti, e anche perché c'è un bel sole. Poi i divanetti, ne vogliamo parlare? Al sole, guardate che cacchio gli è successo, quindi questi vanno buttati. Adesso il 5 mi sa, sì, c'è la raccolta dei rifiuti ingombranti, se riusciamo a metterli in macchina andiamo a buttare pure i divanetti, ma basta, cioè. O compro proprio quelli di plastica che non si bucano, perché questi fatti così si bucano, e se no basta, mi sono rotta pure di quelli, tengo solo il tavolo con le sedie e amami, mi rode perché comunque era carino, ma tanto poi alla fine se sono utilizzabili fa troppo caldo qui, cioè su sto patio veramente si muore. E poi quest'estate vorremmo riuscire a fare la tenda esterna, dovremmo fare tende interne,
Madonna, le cose che dobbiamo fare ancora dentro sta casa, raga. Dobbiamo fare ancora un botto di cose, ma proprio non ci stiamo con la testa per pensare a fare cose. Però la tenda ci vuole, perché se no non riusciamo a mangiare fuori, quindi diventa un cavolo e tutt'uno. Non finisco di sistemare, anzi, inizio, perché non so mettermi le mani. Uno di quei giorni in cui sembra che io non abbia fatto niente ed è l'una. C'è ancora il casino che c'era prima, ma ho pulito tutto il terrazzo, ho spostato i mobili, ho buttato un sacco di indifferenziata, ho pulito le sedie con la pompa, ho levato un nido da Vespa che era più grosso di me. Nel frattempo ho fatto un altro change. Raga, io non c'ho pace con st'angolo perché ci serve un sacco di roba, però poi dopo sembra tutto un casinato, quindi ho fatto così che è più carino. Finisco di togliere un po' di cose. Non so se avete notato, lo so che c'è un casino, vi chiedo scusa di nuovo, ma come sapete sto in fase di pulizia e allora vloggo quando devo fare qualcosa, perché quando ho casa tutta pulita è inutile che sto io sul divano così. Ho rispostato di nuovo tavolo e divano perché è venuta Flavietta qualche tempo fa e mi ha detto che gli piaceva più in questa posizione piuttosto che il divano lì e il tavolo qui, e allora l'ho spostato. L'ho spostato e chi se ne frega, tanto mi piace uguale, insomma. Però c'ha ragione, pure io non ero proprio super soddisfatta. Una cosa che ho sempre fatto, stranamente, mi dà fastidio. Fammi vedere che ore so mentre finisce la lavatrice. Mezzogiorno e 35, effettivamente c'ho fame. Mi sono sgargarozzata un pacchetto di Smarties, di quelli piccoli, giusto per tirarmi un po' su. E devo bere, altrimenti veramente la pressione precipita. Io intanto che mi riguardo vecchi video che mi fanno compagnia perché voglio vedere il bombolone da piccolo. Ancora iper raffreddato. Vai, vedi un po', scendi arrampicati. Era piccolo. Quando il limone era ancora integro, mannaggia noi quando l'abbiamo fatto votare. Tu non ti preoccupare, scendi e vedi se riesci ad arrampicarti. E me ne è fatta apposta. Patatino. Nuovo giochino per Mr. Bo. Sbatasciamento al suolo. Questi vlog qui non l'hanno visti secondo me in tanti, perché non sono nella categoria vlog, ma avevo fatto una categoria a parte che avevo chiamato YouTube Stories, quindi erano dei mini video che era un po' tipo storia Instagram, diciamo, no? Facevo tante piccole clip e poi le ho unite tutte insieme come se fosse un video YouTube, e quindi stanno in una playlist di YouTube Stories e secondo me sono proprio carini perché sono 10 minuti, un quarto d'ora, però sono molto dinamici come video, quindi mi era piaciuto realizzare dei video così, sinceramente. Beh, guardate quanto era piccolo sto mostro. Madonna, guardate il giardino, non c'era nemmeno la casetta. Pranzetto di oggi: toast con l'uovo strapazzato, scaglie di parmigiano e pezzettini di mela. Sapete che a me piacciono questi gusti. Tac. E voilà. Madre di Dio, comincia il caldo. La prima gomma che mi vedete in bocca. Aia! Mannaggia il vatusso. Mamma mia, ho preso proprio uno spigolo alla rotula. Che dolore. E la prima gomma che mi vedete dopo, boh, penso 5 anni che non mangio più una gomma da masticare. Forse ne avrò masticata una mezzo secondo. Si vede che ho faticato troppo, non lo so, mi è venuta una nausea pazzesca. Per fortuna che ho comprato il Nausil che avevo preso per Stefano, perché per i bambini piccoli, insomma che daje. E mi fa effetto come il Plasil, perché non è che mi va di prendermi sempre il Plasil. Apro i vetri perché è da crepà e vado a prendere Stefano a scuola, anche perché sono le... cioè si è squagliata la borsa, era rigida, si è squagliata praticamente. 34 gradi, molto bene, 4 meno un quarto, bene, vado. Perché no? Io non vedo niente della foglia. Non ti piace? Li riporto al negozio? No, rispondo. Che cos'è che non ti piace? I pantaloni. Con la maglietta. E
Eppure sono grandi come magliette. No, no. Perché te l'ho presi? Perché ti piacciono? Cioè sì, mi piacciono, però c'è qualcosa che non capisco. Sono brutti, Fla? No. Però se non ti piacciono li no, riporto al negozio. Mi piacciono. Perché 30 euro mi compro quello che mi pare. Mi piacciono. Perché ho otto qua due. Solo questo ci fai vedere? Sì, perché gli altri non c'ho sbatti di. Vabbè, mi vado qua. Noi volevamo vedere tutti. 33 euro. Brava. 11 euro l'uno. Che è poco però in tre. Vedi, la scuola ti serve, Fla. Veloce, alza la testa. Alza la testa. Bravo! Oddio! Si è trovato sto muro di Federico davanti! Che muro questo? Dove vamo? Bravo! 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 Dai, dai! Vai, dai! Dai, dai! Oh, mannaggia, si era un po' più. Bravi! Gli ha stoppato una manata male sul braccio. Che carini! Ma loro ci tengono a vincere nel 2012. Eh certo. Beh, per loro è una soddisfazione. Dai! Tento! Tranquillo, sei il terzo tempo? Sì, bravo! Bravissimi! Dai, veloce! Fallo! Bravi! Madonna! Stanno lassù i bicchieri, Fla. Piano con la tartaruga sta. Guarda lui che vede il tormento. Guarda che tormento. Attenta! Guarda Barry! Ti ha fatto male? Perché mi ha fatto male qui? Perché sono da qui, ho sbattuto qui. Occhio perché Barry va già raggiunto, Poi lui sta sempre in mezzo, mi pare Phoebe 2 la vendetta. Piano. No, Stefano. Tentativo. Si è colpa mia. No, perché io so. È peggio, capito? Lì non è peggio. Vai. Tenti a Barry. Se lo metti più alto ci riesco. Ah, rieccolo. Metti più alto. Così sto però. Stai, mi sembra dalla palla. Tento a Barry. Guarda Speedy Gonzales. Brava Fla. Hai visto? Io penso che dovevo stare. Si fa così Leone. Occhio a Barry che sta arrivando proprio a tutto in tutta mazzetta. Tu l'hai fatto? Sì. Se vuoi te lo rifaccio. Se non ci chiudi guarderai il video lo vedrai. Piano a te. Fermo tanto. Sto imparando a notare. Muori. Davvero?
fatta finita ora. Una pochina, perché... Andiamo così, guarda. No, no, non ti c'era abbastanza. Non vi sbagliate che ne è panna. Siete gli sciacchi, io mi sarei messo a fare. Quando di mai, perché c'ho un capello. Aspetta, non mi devi messo con questo, se l'ha presa apposta. Pedro, 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 Pedro. Servi di più di quello, servi, dottor. Ma tu solo fai. Io faccio cusci e voi? Tanto, tanto, allora faccio un po'. Ma magari amalgama. Ma la colla vi serve, raga, senza colla non verrà mai. Infatti, vedi la colla? Vieni. Sì. 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 Amici, amici cucciolotti. Penso che è un video come fare, come non sta fare. Sta venendo. Come fare, tra virgolette, lo slime, perché non vi riuscirà mai, perché queste sono le nostre. Bisogna attivarlo, però io vedo. Colla. Bicarbonato ce l'avete? Sì. Sì. Prendi il bicarbonato che lo indurisce un po'. Ma fa un casino. Che lo indurisce un po'. Nel frattempo io metto un po' di colla tu in quadra, Stefano. Basta. No, la colla. Se ce ne metto. Aspetti, è questo. Basta. Ok. Non è niente, Stefano. No, fidati, fidati, secondo me. L'ho visto che lo lavorano tanto con le mani. Che poi deve tipo, quando fai così deve tipo filare, appiccicare. Veramente no. Cioè guarda. E lavora, lo lavorano. Ma ok. Ci abbiamo la fusta, possiamo usare. No, deve essere più denso, più denso. Più colla. Più colla. E a sale non ci avevamo messo quasi niente. Mara mi ha mandato un messaggio, quindi... No, dai, dì che te la faremo. Mamma ha detto che ti devi fare... Potevate farlo prima. Per un contenuto, neanche io parlo così. La prossima volta compriamo il liquido per le lentine, va bene? Pure l'altra volta invece. Non ti lo so, ma non pensavo che tu venissi. Però chi hanno su... Però... Dite che è stato a fa un dolce. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright.